Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto una news molto interessante, arrivata online qualche giorno fa, una news sulla Yamaha. Ve ne parlo solo oggi perché ho voluto aspettare qualche giorno per vedere se la casa confermava questa notizia, confermava l'arrivo di questo modello, oppure se online magari nel frattempo compariva qualche foto spia di qualche modello camuffato in testa su strada, o magari perché no, un bel documento d'omologazione che ci suggerisse l'arrivo o l'esistenza di questa nuova tenere. Però i giorni sono passati e quindi oggi vi racconto un po' quello che sappiamo dietro a questa nuova moto. Vi dico un po', tutte le informazioni che conosciamo e poi anche quanto di vero ci dovrebbe essere dietro l'arrivo di questa nuova Tenere 900. Prima di tutto, qui di fianco vi lascio un'immagine, questa è la copertina della rivista francese che per prima ha parlato dell'arrivo di questa moto, quindi la fonte di questo rumors è questa rivista francese e non le affidabili riviste nipponiche Yang Machine oppure Autobuy. In copertina di questa rivista vediamo anche un'immagine della moto di questa Tenere 900, che non è un'immagine ufficiale Yamaha, ovviamente, ma non è altro che un disegno fatto al computer, un render fatto dalla rivista stessa che ha disegnato questa moto sulla base delle informazioni che dice di avere in suo possesso. Di cosa parliamo? Beh, è semplice comunque da capire, parleremmo di una versione più pompata dell'attuale Tenere 700 enduro stradale che monta il motore CP2 della serie MT-07, Tracer 7 e XSR700, una moto, vi ricordo, col motore due cilindri 690 da 75 cavalli. Questa nuova Tenere 900 monterebbe il motore CP3 della serie MT-09, XSR900 e Tracer 9, con cilindrata 890, tre cilindri, potenza 120 cavalli circa e coppia circa 93 Nm. Fondamentalmente dovete vedere questa moto come un erede della vecchia Super Tenere 1200, una moto rimasta in Italia, se non sbaglio, fino al 2020, che montava il motore 1200 con potenza 112 cavalli e coppia 117 Nm. Era una moto molto apprezzata, non troppo costosa, ma che poi è andata a scomparire. È rimasto, diciamo, un buco nella gamma Yamaha che dovrebbe essere colmato da questa nuova Tenere 900. Per quanto riguarda invece i dati di questa moto, ovviamente la rivista non li conosce, si basa un po' sui dati della Tracer 9 oppure MT-09. Si immagina una moto, per esempio, con la piattaforma inerziale, con il traction control, l'ABS cornering, lift control, slide control, engine brake control, riding mode, cruise control, tutte cose viste proprio sulla Tracer 9 e anche sull'MT-09. Tecnicamente, invece, da questa immagine si vede una moto con intelaio tubolare in acciaio, forcelloni in alluminio e con cerchi, questo dettaglio è importante, 19-17 e non 21-18 come la 700. Quindi, proprio come la vecchia Super Tenere, questa 900 dovrebbe essere un'endurona, però più improntata per l'utilizzo stradale rispetto a moto come l'Africa Twin, oppure come la Touareg dell'Aprilia, oppure come la piccola Tenere 700. Questo fondamentalmente è un po' tutto, diciamo, il rumors è un po' in sé le varie caratteristiche, tutte le informazioni, insomma, provengono da questa rivista francese. Per quanto riguarda, diciamo, gli indizi, le conferme, se effettivamente in mano c'è qualcosa di tangibile, vi dico che al momento, mercoledì sera, non c'è nessuna foto spia online di questo modello, non c'è nessun documento d'omologazione che hanno trovato magari e che confermerebbe questa moto e Yamaha stessa non ha confermato l'arrivo di questo modello. Quindi al momento è tutto, diciamo, una voce che proviene da questa rivista francese, quindi potrebbe essere vera, come magari potrebbe anche essere non vera o magari vera a metà. Fatto sta che sicuramente potrebbe essere interessante, sicuramente un modello così
nel mercato europeo e anche quello italiano, secondo me potrebbe veramente sfondare e rompere le scatole a moto, se vogliamo, anche nate più con l'impronta da fuoristrada, e mi riferisco a moto come l'Africa Twin oppure anche come la KTM 890 Adventure, che sono moto che montano cerchi 21-18, quindi moto più nate con l'impronta da fuoristrada. Però una Tenere 900 con diciamo cerchi 19-17, secondo me potrebbe avere un ottimo successo anche in Italia e soprattutto anche in Europa. Invece, diciamo, purtroppo l'indizio che manca, diciamo la voce che manca su questa notizia, per dare un po' di senso di verità, mettiamola così, è che le riviste nipponiche Young Machine e Autobuy non hanno parlato ancora di questa Tenere 900, no? E queste riviste sono famose nel mondo per prenderci molto spesso sui modelli nuovi delle case giapponesi, che sono Honda, Kawasaki o Suzuki e Yamaha. Per esempio, recentemente le riviste nipponiche Autobuy e Young Machine ci hanno preso sulla Suzuki Hayabusa, sulla NT1100, sulla Yamaha R7, sulla CBR 1000 nuova e anche sulla CBR 600RR per il mercato orientale. Tutti rumors nati proprio dalle riviste nipponiche. Invece le riviste europei generalmente ci prendono come anticipazioni, ma più che altro su modelli di case europee, per esempio KTM, BMW, oppure in Italia ci prendono sulla Ducati oppure sulla Moto Guzzi. Quindi ecco, capite, una rivista francese che ci prende su una moto della Yamaha, non lo so quanto effettivamente possa essere vero, ma magari ci hanno preso, magari hanno avuto una soffiata da parte di un dirigente Yamaha che gli ha detto che questa moto magari è addirittura d'arrivo. Diciamo che ci potrebbe stare, perché la moto potrebbe essere molto interessante, potrebbe vendere molto bene. Ci potrebbe stare perché gli manca una moto così comunque in gamma 2022-2023 a Yamaha, e ci potrebbe stare anche perché comunque siamo a maggio. E in questo periodo comunque arrivano sempre anticipazioni su modelli che poi si vedranno all'ECMA, no? Quindi effettivamente questa moto potrebbe arrivare come sorpresa all'ECMA 2022, magari accompagnata anche da una bella sportiva, sempre con il motore CP3, ovvero la tanto attesa Yamaha R9. Quindi aspettatevi magari per questo ECMA due sorprese da parte di Yamaha: Tenere 900 e anche chissà magari la Yamaha R9. Per quanto riguarda invece sempre la Tenere 900, altra cosa potrebbe essere interessante, perché potrebbe costare magari di meno rispetto alle Maxi Enduro delle case concorrenti, ma comunque offrire delle prestazioni di tutto rispetto. Perché? Quanto potrebbe costare questa 900? Se facciamo magari qualche ipotesi, secondo me potrebbe costare sulle 13-14 mila euro, ovvero poco di più rispetto alla Tracer 9. Se ci fate caso, infatti, la Tracer 7 costa sulle 8.600 euro, mentre la Tenere 700 costa 10.400 euro. Quindi la Tenere costa di più rispetto alla Tracer. Idem, Tenere 900, Tracer 9. Tracer 9 costa 11.800 la base, invece la Tenere potrebbe costare poco di più, 13 o 14 mila euro. Questo vorrebbe dire che la moto potrebbe costare di meno rispetto all'Africa Twin, rispetto alla Northern 901, rispetto all'890 Adventure, e insomma, quindi potrebbe avere comunque una fetta da appassionati. Poi recentemente è arrivata anche in Europa la nuova NT1100, che si basa sul motore telaio dell'Africa Twin, però con cerchi da 17, quindi una moto più per utilizzo stradale. Sta vendendo bene, nonostante sia appena arrivata, quindi c'è un pubblico comunque interessato a moto crossover, barre enduro stradali, però con un'impronta da strada e non da fuoristrada. Quindi secondo me la moto potrebbe essere interessante, lanciata a un prezzo di 14.000 euro al massimo. Però vi terrò aggiornati, ecco, tutto questo video per dirvi che non ci sono però prove tangibili, purtroppo. Vi aggiornerò in seguito. Da questo video è tutto, nei commenti magari fatemi sapere cosa ne pensate di questa notizia, se magari secondo voi questa moto potrebbe arrivare, potrebbe non arrivare, se potrebbe essere interessante, e magari quanto potrebbe costare secondo voi e quali potrebbero essere le concorrenti di questa Tenere 900 ipotetica.
Bene, tu un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube con lo Instagram, linea ufficiale, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!